In questo momento rubiamo qualche istante, lo ringraziamo per questo, ad Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport, corrispondente in Francia. Proprio Alessandro, buongiorno, ben trovato e grazie. Buongiorno. Ciao Alessandro. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Grazie. Sappiamo che sei in una mattinata, come un po' tutti, convulsa e piena di impegni, quindi ti rubiamo veramente solamente 2-3 minuti per capire come si sta vivendo questo momento, che serata è stata e che mattinata è. Ma la serata è abbastanza tragica e paradossale allo stesso tempo, perché tutto in realtà è iniziato con questa esplosione dello Stade de France, per fortuna fuori, appena fuori, in due brasserie, un McDonald's nel giro di 20 minuti, però è stato da lì che poi è iniziato tutto, diciamo, l'inferno parigino con tutti gli attentati in vari punti della capitale. È stata una lunga nottata per cercare anche di, a un certo punto, di capire cosa è successo, e la Francia si è risvegliata sotto shock perché le vittime sono veramente numerose e perché ora si è individuato il nemico, e come ha detto François Hollande è stato un atto di guerra da parte dell'ISIS e la Francia deve considerarsi oramai in guerra, la Francia purtroppo come il resto d'Europa. Una cosa, ero curioso di sapere, tu che purtroppo hai vissuto quei momenti dal vivo, immagino insomma che a stravolgere ancora di più la situazione sia stato il senso di insicurezza generale legato a una tempistica ovviamente non certa, cioè c'era un'esplosione di tanto in tanto e non si sapeva quando, no, il tutto sarebbe terminato. Quindi volevo da te un racconto della situazione legata all'ambiente vicino allo stadio, insomma alla gente che era presente, alle squadre. Ma che... La situazione è stata abbastanza paradossale in questo senso, nel senso che ci sono state queste esplosioni che però in un contesto di stadio, di partita così anche, diciamo, attesa e seguita, c'era un clima molto festivo, in realtà lo Stade de France c'erano 80.000 persone, lo stadio era pieno, si è pensato in realtà si è dedotto che fossero stati dei petardi da stadio, che spesso si sentono, secondo me purtroppo, perché non sono molto non sono neanche molto rassicuranti, anche se sono solo petardi. Comunque in realtà il rumore è stato talmente differente, secondo me, che penso di non essere stato l'unico a pensare che si trattava forse di qualcos'altro. Poi chiaramente la partita è andata avanti, non c'è stato nessun movimento di panico all'interno dello stadio, quindi si è dato per scontato che fosse in realtà cose da stadio. E poi a fine partita invece c'è stato, diciamo, appena al fischio finale, lo speaker che ha chiesto a tutti quanti di indirizzarsi verso alcune delle uscite che stavano all'opposto rispetto ai luoghi dei tre attentati che oggi si sa, sono stati tre kamikaze. Anche questa è una cosa abbastanza coinvolgente, nel senso che in Francia non era mai successo, penso neanche in Europa ci fossero delle persone che sono fatte saltare in aria così. E inizialmente c'è stato un movimento molto nella calma, poi a un certo punto ci deve essere stato un momento di tensione legato al fatto che magari c'è stato qualche pacco abbandonato, uno zaino lasciato incustodito, e quindi c'è stato un riflusso e lì, quindi tutte le persone sono tornate indietro e c'è stato il momento in cui poi ho visto le immagini tutti quanti con le persone sul campo. Però tutto questo in realtà si è svolto tutto in modo molto nella calma, in modo molto ordinato. Nel giro poi di 25 mezz'ora, la gente è uscita, le forze dell'ordine, bisogna dire, nell'urgenza e nell'emergenza sono riuscite a gestire al meglio, nel senso che hanno reso sicure tutte le uscite dallo stadio, cosa che non si dà così per scontato. Certo. E le persone sono poi uscite nella calma e sono più o meno riuscite a rientrare. Poi quando io sono andato via dallo stadio verso le 3:30 c'era ancora qualcuno che rimaneva intorno, ma poca gente, e comunque la situazione era una calma relativa, e oggi per oggi purtroppo si contano le vittime, si contano una decina. Sì, una città, poi ti lasciamo Alessandro, una città che si è svegliata nel grande dolore di quello che è successo, ma che anche altre testimonianze ci stanno dicendo non vuole abbassare la testa al terrore, quindi che in qualche modo dolorante sì, ma a schiena dritta cerca di vivere la sua normalità. È l'unica reazione possibile, sapendo che comunque
per richieste anche del prefetto si chiede di non uscire se non in caso di assoluta necessità. Poi stamattina presto c'era una relativa calma, adesso si sta la città sta riprendendo vita un po' alla volta. Per un sabato mattina abbastanza più calma rispetto, diciamo, di movimento rispetto ad altre situazioni, ad altri momenti. I negozi però sono aperti, è chiaro che Alessandro? C'è questa volontà di reagire nella normalità. I negozi sono aperti al momento? Sì, no, in realtà è tutto aperto. Le uniche cose sono state chiuse sono ovviamente i luoghi pubblici, certo, tipo ginnasi, scuole, sì, luoghi di sport. Sono state annullate le partite di calcio, di Coppa di Francia. Il tentativo immediato di ripristinare la normalità, no? Esatto, se a parte quei luoghi di grandezza. È un doppio binario: da un lato si chiede di cercare di mantenere calma e una normalità, dall'altro comunque è un paese che si prepara ad un periodo difficile, perché insomma, l'ha annunciato Hollande stamattina, ci saranno ancora altri militari che pattuglieranno la capitale, quindi poi come ha detto anche Sarkozy siamo in guerra. Sì, questo è purtroppo uno stato di fatto. Alessandro, ti ringraziamo veramente per la tua disponibilità e ti lasciamo alla tua giornata. Grazie mille davvero ad Alessandro Grandesso, corrispondente in Francia per la Gazzetta dello Sport.